diciamo, sostenitrici, abbiamo qui accanto Caterina Gotadauro, a cui vorrei passare un attimo la parola. Bentrovati a tutti. Io credo di essere tra voi forse l'ultima arrivata, sia fisicamente che insieme all'associazione, ma mi fa piacere essere qui. Sono una persona che ama molto la cultura, mi piace comunicare attraverso quello che io considero un dono e che è la parola. La parola serve per comunicare emozioni, infatti noi, ognuno nel proprio ambito, credo che debba sentire questa responsabilità, perché ognuno di noi ha la responsabilità di trasmettere dei messaggi che possono essere recepiti in maniera positiva o negativa, quindi è una responsabilità notevole. La cultura, l'arte è cultura. Io trovo che la cultura sia un patrimonio inalienabile di un popolo, assolutamente, nella maniera più assoluta, e va quindi in tutti i modi incoraggiata. Purtroppo non siamo supportati né economicamente né... No, funziona, devi metterlo più vicino alla bocca. Pronto? Sì. Purtroppo ci sono delle difficoltà quando si gestiscono delle associazioni, perché appunto non c'è il giusto supporto delle istituzioni anche a livello economico, quindi si sostentano solamente con le iniziative che vengono fatte proprio affrontando anche delle spese improprie. Questo è molto onorevole sicuramente. DILA è un corpo molto grande, da come io lo recepisco, anche se ci sono da pochi mesi dentro. Ha un presidente che è una bella spalla, adesso vedo che si è ingrandito, per cui anche un ardimentoso, il che non guasta, perché oggi nell'arte è vero, è come nell'editoria, come giustamente tu dicevi, bisogna veramente essere molto coraggiosi e non lasciarsi scoraggiare. Io nelle presentazioni dei miei libri dico sempre, soprattutto al pubblico più giovane, inseguite i vostri sogni e non vi fate mai scoraggiare da nessuno, perché i sogni, se sono fermamente voluti, molte volte si realizzano. Io, grazie a tutti gli organizzatori, al Presidente, a Panizza, alla Maria Pia, anche alla Milena, che ho avuto la fortuna di conoscere prima telefonicamente per tutti questi mesi, oggi sono qui perché sono stata premiata nella narrativa per un racconto che mi fa veramente piacere che abbia ricevuto questo premio, al di là del fatto che è sempre una grande emozione e fa piacere ricevere un premio. Però questo racconto si intitola La storia siamo noi e parla proprio dell'associazionismo, quindi dello spirito che dovrebbe animare tutte le associazioni, quello che dovrebbe prescindere, o meglio superare, tutti i propri, come dire, i propri desideri, le proprie convenienze, tutto questo per favorire appunto lo spirito comunitario e soprattutto il volere appunto espandere la cultura. Non ricordiamoci che Dostoevskij fu un grande sognatore, disse che la bellezza salverà il mondo. Noi possiamo anche allargarci, diciamo che l'arte salverà il mondo, in qualunque sua forma sia, che sia pittura, che sia scultura, che sia poesia, narrativa, assolutamente. Sono felice di essere qui e di avere portato qui una persona in cui io credo molto, che è un mio caro amico e che è un poeta catalano, che si chiama...